La manutenzione lo abbiamo evidenziato in queste settimane perché anche la piscina, come le altre strutture sportive, hanno bisogno di un'azione determinante da parte dell'amministrazione. Non si può andare avanti più così, onestamente bisogna intervenire, quindi dei riferimenti certi anche sul piano diciamo, della direzione sportiva, degli impianti sportivi, ma soprattutto l'amministrazione si deve fare carico affinché queste manutenzioni vengano fatte all'impiantistica sportiva. Innanzitutto noi le azioni avevamo fatte anche preventivamente per allertare e allarmare appunto questa problematica. Sulla salute non si scherza assolutamente, al di là della frequentazione delle società, dei cittadini e quant'altro. Io già dalla settimana prossima cercheremo di ritornare nuovamente dal sindaco a far sì che questo tavolo, diciamo, tecnico venga messo in atto e così possono definitivamente cercare di risolvere queste problematiche. È un fatto, come ho detto prima, importante per lo sport ma soprattutto per la salute dei cittadini. La manutenzione è logico che è programmata, ma anche sulla mancanza del personale avevamo evidenziato con il dirigente del personale del comune che i dipendenti sono ridotti al lumicino, non c'è, tra poco c'è anche la possibilità che questi impianti non vengano proprio aperti alle società e al pubblico, quindi avevamo praticamente come commissione fatto un lavoro preventivo per allertare queste cose che si sono evidenziate in questi giorni. Anche ieri rapidamente con il settore degli impianti sportivi abbiamo comunicato sia alla città ma soprattutto agli organi di stampa le motivazioni la chiusura della piscina vitale, quindi noi cercheremo di fare il nostro ruolo, lo faremo sempre di più con forza e con determinazione. Grazie. È logico che in questi mesi noi, se la piscina vitale è stata aperta, perché come Commissione Sport abbiamo anche messo in condizione di aprirla risolvendo anche problematiche riguardo la caldaia e tutte le azioni di manutenzione che si sono praticamente evidenziate in questi mesi. Certamente l'impiantistica sportiva non è in ottime condizioni, noi come Commissione Sport per le nostre competenze abbiamo coinvolto il sindaco e l'amministrazione affinché arrivano risultati e definizione di tutte le problematiche che ci sono negli impianti sportivi.